Bene, a volte è molto difficile poter sbucciare i melograni. Questo è un melograno delle nostre macchie delle cosserie. Sono appezzamenti piccoli, ma allo stesso tempo è anche molto complicato per molte persone sbucciarli. Allora, un metodo molto pratico è quello di fare in questo modo qua. Si rintaglia in questo punto così. Si calcia questa prima parte così. Vedete queste linee dove c'è la parte bianca, quella centrale, vedete questo? Ci sono delle piccole, vedete, diramazioni della pellicina bianca, vedete? Noi andiamo esattamente in questo punto qua. Tagliamo qua. Andiamo precisamente a tagliare in questo punto qua. E sono due. Fino a giù. Incidiamo anche in questo punto qua. 3. Incidiamo anche in questo punto qua. 4. E ancora incidiamo in questo punto qua. 5. Ecco, fino a giù. Si tratta solamente di aprirlo. Si apre, vedete? Fa un movimento veloce. Si apre completamente, vedete? Questo punto si apre pure e si apre anche di qua. Così. Fatto questo, noi cacceremo questa parte centrale, così. Fatto questo, abbiamo liberato completamente il melograno. Adesso si possono mangiare perfettamente. Alla prossima occasione da Michele Expert, Pro Palati, provincia di Cosenza.